Ok, allora, Stefano, mi ricordi 10 minuti, 15? Sì, un 15 minuti, se riesci. Perfetto, allora, io appunto mi chiamo Carl Kremer e sono nel circolo torinese della decrescita e nel direttivo nazionale del Movimento per la Decrescita Felice e poi ho lavorato da alcuni anni come accompagnatore turistico, più che altro per camminate in montagna. E ho anche fatto ricerca su qualche aspetto del turismo di cui vi parlerò dopo. Allora, ho preparato una presentazione di cui cercherò di passare molto velocemente, poi appunto se volete approfondire qualche cosa me lo dite dopo. Condivido lo schermo, ecco qua. Allora, magari possiamo fare così. Vedete? Ok, perfetto. Allora, beh, parto da questa foto che è del cosiddetto Ballermann, che è un posto a Maiorca, no? Dove i turisti tedeschi vanno ad ubriacarsi, no? Stare lì a pochi soldi e fare tanto casino, che è abbastanza, come dire, emblematico per un certo turismo, anche un certo dibattito sul turismo. Un dibattito che, questa è la prima domanda da cui parto, no? La distinzione che spesso si fa tra viaggiare e fare turismo, no? E penso che per molti di noi, istintivamente, includo me istintivamente, questo sarebbe una distinzione importante, no? Anch'io viaggio molto volentieri, no? E si pensa sempre, boh, è una cosa diversa del turismo, però io credo che il confine tra viaggiare e turismo in realtà sia molto labile, soprattutto se vogliamo guardare il fenomeno un po' con questa prospettiva di decrescita, come cerco di fare qui, no? Perché è chiaro che come esperienza individuale, chiaro, ci possono essere differenze enormi se lo guardiamo come fenomeno generale. Globale, tanti viaggiatori alla fine fanno abbastanza turismo, direi io, rispetto a molti impatti, conseguenze, quantomeno. La seconda domanda, in effetti, poi è questa da cui è partito l'invito che mi hanno rivolto Margherita e Stefano, e cioè il viaggiare decrescente. Esiste? La mia risposta è no, non esiste un viaggiare decrescente, non esiste. Perché cos'è la decrescita? La decrescita è una trasformazione di società ed economia, è una riduzione complessiva di produzione e consumo, cioè dei volumi, delle quantità di energia, quantità di materia metabolizzati dalla società, è un movimento, un processo, una trasformazione che punta contemporaneamente alla sostenibilità ecologica, alla giustizia sociale e al benessere individuale. Ovviamente questa definizione assai risicata e si potrebbe parlare per ora solo di questo, ma giusto per dare un'idea iniziale. Quello che soprattutto a cui ci tengo a sottolineare è che appunto la decrescita non è semplicemente una scelta individuale, ma è una trasformazione della società, no? E in questo senso non esiste, non può esistere un viaggio decrescente in quanto il viaggio direi che è una pratica individuale, semmai di gruppo, mentre appunto la decrescita è una trasformazione della società. Semmai quello che può esistere, e lì cerco di arrivare alla fine, è una politica sul turismo decrescente. E quello che sicuramente esiste anche, che può esistere anche, è una critica decrescente al viaggio, al turismo. E in questo senso, secondo me, possiamo parlare di tre tipi di impatti che sono fondamentali: impatti ambientali, impatti socio-economici e impatti socio-culturali. Non dico questa lista necessariamente esaustiva, ma penso che punti ad alcuni degli aspetti più problematici che il turismo porta con sé. Per quanto riguarda gli impatti ambientali, forse sono anche più ovvi, innanzitutto, e qui più che altro punto al tema della CO2, gas serra, no? E cambiamenti climatici. I dati, vabbè, qui questo è stato un report recente dell'organizzazione dell'ONU proprio sul turismo.
che dice come cioè, ci sono proiezioni, come ci sono forti proiezioni di crescita del turismo, che è uno degli settori economici a livello globale, che è in forte crescita in questi anni, in questi decenni, anche le emissioni di CO2 sono proiettate in forte crescita. In grandissima parte queste emissioni CO2 sono legate ai trasporti, in particolare al trasporto aereo, no? Infatti più di un quinto delle emissioni di trasporto, le emissioni di CO2 dovute al trasporto sono legate al turismo. In Svezia, per esempio, per fare un esempio, c'è questo, da una ricerca ho preso questo numero che sale di viaggi che si fanno a persona. E questo è fortemente legato poi anche alla crescita economica, alla maggiore disponibilità di spesa, eccetera, eccetera. Ci sono tanti altri impatti ambientali sul paesaggio, che ne so, costruzione di alberghi, di strade, di infrastrutture, eccetera, eccetera. Ma non c'è ovviamente il tempo di entrare nei dettagli su tutto. Secondo punto, ci spenderò qualche secondo in più, siccome è un tema su cui ho fatto la mia tesi magistrale. Sotto impatti socio-economici, io penso in particolare al tema della gentrificazione. Che cos'è? La gentrificazione è un processo di trasformazione di un quartiere in cui, per varie ragioni, no? Aumenta il valore immobiliare del quartiere e questo porta all'espulsione dei residenti originari. E solitamente, no? Quando si parla di gentrificazione, di persone a minore reddito, minore disponibilità economica. Può riguardare però, per esempio, anche il commercio, no? Gentrificazione turistica poi è quella gentrificazione che è mossa dal turismo. Ovviamente c'è il trend globale della crescita del turismo, c'è anche il trend globale però non solo della crescita ma anche della trasformazione del turismo, no? Si parla in questi anni nella letteratura di un nuovo turismo urbano, di una ricerca in particolare dell'autenticità, no? Che è proprio una cosa che magari si avvicina all'idea di viaggio maggiormente, che però in parte proprio per questo può anche avere impatti problematici perché entra in un certo senso più capillarmente nelle città, per esempio. E qua appunto io ho lavorato su Lisbona, ci sono ovviamente anche fenomeni poi locali che entrano, per esempio in Portogallo c'è tuttora questo programma di Golden Visa in cui da cittadino non europeo tu puoi praticamente attraverso un investimento anche immobiliare, che è quello più frequente, di mezzo milione se non ricordo male, comprarti sostanzialmente un visto e in prospettiva pure la cittadinanza. E poi ci sono tanti altri fattori, ma non c'è il tempo ovviamente, però questo ha portato poi a un fortissimo aumento sia dell'offerta che della domanda turistica, no? Per esempio, come mostra il grafico, in 3-4 anni di una moltiplicazione per 9 degli appartamenti di alloggiamento locale, che è una legge portoghese che permette di affittare stanze, case abbastanza facilmente senza bisogno di una licenza, per esempio. Poi vediamo per esempio questa mappa dove ci sono poi anche gli Airbnb nel centro storico da Verona, concentrazione enorme, mentre gli hotel non sono tantissimi, ma una concentrazione enorme di questi appartamenti, anche palazzi interi dedicati ai turisti, no? Per esempio tra gli Airbnb tre quarti sono unità immobiliari intere, no? In realtà il fenomeno dell'affitto alla stanza è relativamente marginale. E questo a cosa porta? Porta ovviamente a una riduzione, innanzitutto, proprio del numero di case disponibili per scopi abitativi, residenziali stabili. È proprio difficile per una famiglia in questi anni nel centro di Lisbona trovare una casa perché ce ne sono pochissime sul mercato, perché con i turisti puoi guadagnare molto di più. E quelle che sono disponibili aumentano anche fortemente di costo, no? E aumentano molto più velocemente di costo di quanto non aumentino i redditi, sia a livello di affitto che di acquisto. E quindi, no, c'è questo veloce aumento dei costi che porta insieme anche a fenomeni poi come l'affollamento, il rumore, eccetera, eccetera, a un'impressione di espulsione, un'effettiva espulsione di residenti che prima erano principalmente poveri, no? Perché il centro storico di Lisbona per molti anni è stato abitato da persone relativamente povere, sia portoghesi che immigrati.
Porta anche, e questo penso sia un aspetto molto interessante, a una sostituzione di commercio davvero tradizionale con un commercio che spesso emula elementi presuntamente autentici, però li mette in una cornice magari un po' più facile da capire, un po' più vendibile, un po' più internazionale, eccetera. C'è quindi questo fenomeno di disneyfication, di riproduzione dell'autenticità. C'è anche un aspetto positivo, c'è un aspetto di rivitalizzazione di un centro storico che era in buona parte abbandonato, con tante case che stavano crollando, e un aumento dell'occupazione, seppur precaria, che però ha contribuito molto a tirare fuori il Portogallo dalla crisi economica, no? Quindi un processo chiaramente anche contraddittorio. E vabbè, qui qualche esempio, no? La casa ancora vuota con la scritta contro la gentrificazione del turista che passa davanti, al centro la casa in ristrutturazione da parte di un fondo di investimento internazionale a scopi turistici, a sinistra i mezzi di trasporto, il tram che era usato dai vecchietti che ormai è quasi tutto affollato da turisti, il pseudo tuk tuk per turisti e turisti in bicicletta, questo davanti al Duomo di Lisbona, ed è un bordello. È una città in cui io peraltro anche ho accompagnato dei gruppi, cioè, la conosco da tanti punti di vista, ci ho abitato, ho fatto ricerche, ho fatto anche la guida. Infine, in parte l'ho già toccato, però penso sia anche un aspetto importante, quello degli impatti socioculturali, che spesso sono le cose un po' più sottili e che sono molto legate a questo discorso dello sguardo del turista. Ne parla in modo molto interessante, secondo me, questo libro, L'altro e l'altrove, di Marco Aimi e Davide Pappotti, che parla appunto di una certa idea che i turisti, ma tendenzialmente anche noi viaggiatori, secondo me, bisogna dirlo, abbiamo sul luogo, quello che ci aspettiamo come tipico, eccetera, no? Ne parla per esempio anche Verna Bezzi in questo bellissimo libro sulle Alpi, in cui racconta, tra le mille altre cose, come nell'Ottocento, quando inizia il turismo alpino, vengono inventate molte tradizioni che poi sono state vendute, continuano a essere vendute ai turisti come autentiche, che però in realtà nella loro forma sono proprio state inventate per i turisti, per attrarli, per soddisfarli, no? E quindi questa performance del tradizionale, no? È una certa volta anche una limitazione di una libertà culturale, in un certo senso, degli abitanti. E paradossalmente, come nel caso dei negozi a Lisbona di cui parlavo prima, spesso unito a tendenze uniformanti, in realtà, rispetto degli standard che i turisti magari si aspettano, no? C'è anche questa vignetta degli aborigeni in Australia, no? Che arrivano a un ostello come turisti loro stessi e la dama alla reception dice: beh, voi fate spaventare i turisti perché vengono a vedere l'Australia vera, no? Di cui non fanno parte gli aborigeni, quantomeno non si sono loro stessi turisti, no? Però invece per arrivare a un punto di cui si parlava nell'introduzione. Se il viaggio invece assume una dimensione collettiva, politica, può essere decrescente, e la mia tesi è che quantomeno forse sì, no? E in questo senso io vorrei appunto parlare del bike tour, della decrescita. Che cos'è? È un'esperienza collettiva, ti scambi, confronto tra i pellegrinatori e soprattutto il viaggio in cui si incontrano in realtà progetti del territorio che fanno pratica, in certo senso, nella direzione della decrescita, ma anche confronto con problematiche territoriali, ed è anche manifestazione e azione, diffusione di idee e valori della decrescita, no? E in questo senso io penso che possa, in un certo senso, essere un viaggiare decrescente, perché esula in sé, perché esula dalla dimensione individuale e punta a una trasformazione. Però è sicuramente anche discutibile questa tesi. Vabbè, questi sono i 5 bike tour che abbiamo fatto finora, poi quest'anno ci sarà quello in Veneto, che non c'è ancora sulla mappa, e vi mostro un paio di foto. Vabbè, qui l'anno scorso, una dimensione collettiva sicuramente, nelle colline delle Marche, questo sempre partenza l'anno scorso, abbiamo fatto con alcuni attivisti locali la prima critical mass in bici nel centro storico dell'Aquila, che è stata molto bella.
poi vabbè, ovviamente c'è il supporto reciproco su una salita importante come sulle Lang 2 anni fa, ma anche l'elemento, diciamo, di manifestazione attraverso, per esempio, cartelli, bandiere che ci facciamo per comunicare a chi ci vede. Questa scritta meno è meglio, ma tante altre. Poi abbiamo fatto sempre 2 anni fa, per esempio, con attivisti di Fridays for Future, Extinction Rebellion, durante il Bike Tour, ho fatto un'azione per richiedere la sottoscrizione, firma del protocollo sull'emergenza climatica da parte del Consiglio Comunale torinese. Abbiamo fatto anche un corso di cui l'altra foto in Val Susa, dove abbiamo incontrato in OTAV, è un corso di, diciamo, comunicazione guerriglia per cercare appunto di essere più azione, no? nel viaggiare. Poi da anni ci accompagnano loro di altri mondi bike tour che portano insieme a noi e anche da soli in giro il loro spettacolo. Poi quest'anno sarà uno spettacolo nuovo che parla in modo molto scientifico, molto divertente di dell'ambiente, delle problematiche ambientali, per arrivare alla fine anche un po' alla decrescita. E questa è un'altra foto del loro spettacolo. E vabbè, qui per esempio un incontro, l'anno scorso Casele Nibbio, si chiama questa azienda agricola biologica in Abruzzo, che è stato molto bello. Poi vabbè, ci siamo confrontati ovviamente col tema del terremoto, no? Delle conseguenze, delle lungaggini nella ricostruzione, del tema già precedente dell'abbandono di molti di questi luoghi. E vabbè, questo è sempre una dimensione collettiva. Quindi però, con questo arrivo verso le conclusioni, cos'è che potrebbe dire, queste adesso sono alcune mie ipotesi abbastanza veloci, ma penso abbastanza lineari, come dovrebbe cambiare il turismo, il viaggiare secondo la decrescita, tenendo a mente, no, quali sono i maggiori spostamenti, le maggiori questioni. Sicuramente c'è una dimensione di qualità, no? Che si può viaggiare diversamente, si può viaggiare di più a piedi, in bici, dormendo, andare in territori poco frequentati, no? Per esempio, penso che ci sia questo aspetto che probabilmente lo conoscete tutti, viaggiando, che è molto uno è percepito molto diversamente nel centro di Venezia oppure nell'entroterra abruzzese, no? Perché nel centro di Venezia anche lì le persone lavorano con il turismo, però molti ne hanno anche abbastanza, giustamente, mentre nell'entroterra abruzzese magari il denaro che porta un turismo leggero può essere davvero un contributo importante per mantenere in vita delle economie fragili, delle cosiddette aree interne, no? E magari dormire da amici, da couchsurfing, con Servas, ovviamente. Però credo sia molto importante, questo è un elemento cuore della decrescita, di dire che non basta semplicemente fare le cose diversamente, ma che bisogna di molte cose fare anche meno, no? E quindi cercare di fare meno spostamenti motorizzati, meno notti in strutture turistiche, soprattutto, diciamo, in territori critici come quelli minacciati dalla gentrificazione, per esempio, e soprattutto questo da parte di chi magari viaggia tanto, no? Dopodiché, io credo che tutto questo non basta che siano scelte individuali, va benissimo, certo, proporre delle alternative, sperimentarle, viverle a scala individuale e collettiva, ma ne devono conseguire anche delle politiche, cioè delle trasformazioni politiche a livello di società, no? E quindi temi su cui secondo me si dovrebbe ragionare se si volesse. Non è un tema che sia molto che è molto dibattuto finora, quindi sono alcune mie idee, si dovrebbe lavorare secondo me però in questa direzione, di ragionare su possibili politiche per aumentare il costo degli spostamenti, per limitare, no, magari strutture e soggiorni in questi territori critici di cui parlavo, e magari invece ragionare su incentivi per viaggiare in territori marginali, no? Però magari anche quelli che lo desiderano, quei territori, no? Un'ottica di una certa autonomia territoriale. E boh,
questo è tutto quello che vi volevo dare come input. Spero di non essere stato troppo lungo. Sì, sono stato troppo lungo e mi scuso, però spero che almeno sia stato interessante un pochino. Grazie. Grazie Carl, direi che sei stato perfettamente nei tempi, quindi diciamo adesso abbiamo spazio per tutti gli interventi che vogliamo, chi vuole dire qualcosa anche così diciamo a ruota libera, siamo soltanto circa 16 partecipanti se non sbaglio, quindi direi che possiamo intervenire senza bisogno di formalità, ecco, senza alzare le mani, eccetera. Chi vuole intervenire può farlo. Posso iniziare io? Innanzitutto grazie Carl, perché è stata una presentazione molto molto bella, molto interessante e dà diversi input, nel senso che chiunque mastichi leggermente di turismo, geografia, viaggi, spostamento, può portare diverse problematiche. Sono d'accordissimo con te sull'ultima slide, soprattutto perché il cambiamento deve partire dall'alto, cioè deve partire anche a livello politico, cioè diciamo chiaramente può partire dal basso, però dipende anche quanta risonanza ha questo cambiamento. Invece se con incentivi o riduzioni rispettivamente di alcuni mezzi di trasporto piuttosto che di altre modalità di viaggio, di turismo, si può sicuramente andare a modificare qualcosa. I circuiti un po' più periferici, beh, in Italia è un problema secolare, nel senso che abbiamo un sacco di turismo, come tutti sanno, ma potremmo averne molto di più, specie nelle zone, nei luoghi che vengono valorizzati solamente a livello locale. E ce n'è veramente, cioè, come sappiamo, ci sono dei luoghi veramente ogni 5 chilometri in Italia si trovano delle cose. Che appunto forse andando in linea d'aria, che in bici torna più semplice, si possono scoprire, ma altrimenti rimangono fuori un po' dai circuiti più turistici. E, io ho sempre visto molto il viaggio, non voglio fare un intervento troppo lungo, chiaramente cerco di trattenermi. Io ho sempre visto molto il viaggio come lo spostamento in primis, cioè il mezzo di trasporto che oggi abbiamo per facilitare i viaggi nella società globale in cui viviamo è un come dire, un'agevolazione temporale, un'agevolazione cronologica che ci permette di muoverci più rapidamente e di visitare più luoghi. E questo da un certo punto di vista è un bene, perché tu hai fatto l'esempio dell'Australia, quando mai potremmo andare in Australia senza questo incentivo. Però il viaggio e il turismo parte dal Grand Tour, che era originariamente un giro dell'Europa, della nobiltà all'epoca, ma fatto sicuramente con mezzi più simili alla bici, o alla bici ancora non c'era come mezzo di movimento probabilmente, ma a piedi, in carrozza, a cavallo, molto più simili rispetto a non prendere un treno ad alta velocità o un aereo. Quindi i temi sono veramente tanti. Io ricollegherei tutto al tema dello sviluppo, perché è bellissima l'espressione decrescita felice, perché implica che la crescita non sia sempre felice. Cioè, se esiste una decrescita felice, esiste anche una crescita negativa, chiaramente. Ed è una cosa a cui oggi non siamo abituati, perché lo sviluppo è inteso come interesse immediato, interesse non di lunga durata. Quindi noi siamo quasi obbligati da tutto quello che ci sta intorno, poi siamo anche bravi molte volte a distaccarci, perché altrimenti non esisterebbero esperienze del genere, chiaramente, a seguire quello che è lo spirito di massa, chiaramente. E questo è sicuramente una cosa che non fa parte di questo movimento di crescita felice. Poi dimmi se sbaglio, cioè è un tentativo anche di distaccarsi, chiaramente. Quindi, e ultima cosa che leggo come input è il tema ambientale ecologico, perché chiaramente il tutto passa anche
dal vedere un futuro che può essere prossimo, un po' più futuro, in cui dovremmo radicalmente cambiare le nostre abitudini, e prima o poi questo momento arriverà. E quindi il fatto di sperimentare nuove forme di viaggio, di turismo, sicuramente va a favore di chi già si sta abituando, assolutamente. Posso dirvi una cosa? Io mi ricordo qualche anno fa, Lorenzo, ad una pedalata lungo il fiume Sarca con una bici prestata e 5 kg di Divina Commedia nello zaino perché doveva prepararsi un esame. Questo per dirvi, la bici è essenzialità, e lasciare a casa quello che non serve, non dico adesso l'esempio della Divina Commedia, ma potrei farne altri. Cioè, non abbiamo bisogno di tutto quello che abbiamo, e viaggiare in bici è un esempio per come si può viaggiare leggeri, senza impatto, ma anche godendo del poco che si ha. Io credo che serva, debba obbligatoriamente porsi questo obiettivo di ridurre il proprio impatto, e debba porsi l'obiettivo di una globalizzazione dei diritti, perché se tanto più noi ci arricchiamo e abbiamo cose, tanto meno li hanno in altri paesi, o altri paesi sono obbligati a, diciamo, a produrre quello che noi consumiamo. Quindi lo sguardo della globalizzazione non è la globalizzazione dei diritti umani, e questo per noi servas, che diciamo siamo portatori anche di un messaggio di pace, dovremmo farcene carico e offrire delle opportunità concrete. Cioè, quando noi viaggiamo a piedi, viaggiamo in bicicletta, piuttosto che andare, non so, prendere l'aereo, il treno, cioè impariamo a viaggiare col poco che c'è e a godere di questo poco, condividendolo. Io sono per offrire esperienze concrete, oltre a delle riflessioni, come ha detto giustamente Lorenzo e come Carl ci ha fatto vedere, ma offriamo anche dei modi concreti per degli stili di vita diversi, e mi piacerebbe che lo facessimo in tutti i nostri incontri. Se posso aggiungere solo una cosa, perché mi hanno dato degli altri spunti, Raffaello. Vabbè, quella volta lì la Divina Commedia mi serviva adesso, a parte gli scherzi, la cultura serve sempre. Poi Dante, come sapete, insegna al di là dell'anno in cui uno lo legge. Però una cosa che può insegnarci molto questo periodo è la scaletta temporale, perché il viaggio, uno dei più grandi ostacoli al viaggio è il tempo, chiaramente, che uno può dedicare al viaggio. Con tutte le forme di smart working, di lavoro agile, sostenibile a distanza che abbiamo sperimentato in questi mesi, forse si può, anche a livello governativo, anche a livello politico, ragionare di più su quello che diceva Carl prima, cioè porre degli incentivi o delle riduzioni a uno o all'altro mezzo di trasporto, a uno o all'altro modalità di spostamento, perché chiaramente i viaggi per turismo aumenteranno in percentuale sugli spostamenti generali rispetto ai viaggi per lavoro, che invece andranno a diminuire nel futuro. Questa è una cosa che è già stata studiata, che è già abbastanza evidente. Adesso non siamo ancora nel post pandemia, diciamo nel post prima e seconda ondata, vogliamo dire. Quindi questa è sicuramente una cosa che può andare a favore di tutti questi ragionamenti. Volevo solo chiedere ai prossimi che interverranno se all'inizio dicono il proprio nome e da dove vengono. Ecco, Lorenzo, se capisco bene, è della Lombardia, giusto? Sì, sono Servas di Milano. Servas di Milano, ok. Io sono Filippo di Torino. Volevo solo ricollegarmi a quello che dice Lorenzo, così a botta calda. Ai tempi del Grand Tour il lusso era sia lo spazio che il tempo, nel senso che potersi spostare dal proprio paesello e poter dedicare un anno a viaggiare per l'Europa dovevi essere di una classe, non bastava medio-alta, ma alta, ecco. Adesso lo spazio è diventato a basso costo, nel senso che chiunque faccia un lavoro dipendente in una società diciamo benestante può permetterselo. Quello che rimane un lusso è il tempo, e rimane un lusso anche in un certo senso
la lentezza e la prossimità, nel senso che chi di soldi, chi ha fatto esperienze di paesi lontani, chi ha una cultura così, può dire: boh, io vado a vedermi la Valle del Piemonte, che è a 30 km da casa mia. Chi invece non ha, diciamo, è un po' meno privilegiato, resta ancora di forte impatto magari andarsi a vedere i Caraibi per poi potersene vantare con gli amici, ecco. Quindi, cioè, resta comunque, cioè, dobbiamo comunque sempre renderci conto che noi viviamo in una bolla di privilegiati, e questi discorsi qua sono la creme della creme, ecco. Poi è giusto farli, però non è che sono discorsi, cioè sono discorsi basati sul fatto, sull'accumulazione di reddito e di cultura, che in Servas direi che è abbastanza superiore rispetto alla media. Ma questo, se posso dire giusto due parole, credo sia un punto molto importante, no? Ma per questo io credo che sia appunto fondamentale la dimensione politica, no? Che tra le altre cose, in una prospettiva di crescita, implica anche un ragionamento, o anzi un cambiamento, per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, sia a livello locale che globale, che ovviamente è estremamente diseguale oggi e dovrebbe essere forse non totalmente uguale, però sicuramente molto più uguale, no? E quindi, dal punto di vista come nostre organizzazioni, penso pone anche la domanda del come magari andare anche oltre le bolle, no? Che magari vanno benissimo per elaborare teorie, per elaborare strategie e azioni, ma poi bisogna anche uscirne. Sì, poi se posso solo aggiungere un'altra cosa. Sì, è vero, sì, è sempre un discorso di privilegio. D'altra parte, Carla ha parlato di gentrificazione turistica, credo che questa la dica tutta. Privilegi esistono sempre, esistono anche dal punto di vista non solo della quantità del tempo che uno può mettere a disposizione dei viaggi, anche dalle attività che fa lavorativamente, perché chiaramente non tutti i lavori possono essere adatti a essere svolti in maniera agile. Pensate per esempio al settore primario e secondario, che certo nei paesi del nord del mondo oggi rappresentano una percentuale minore, però sempre esistono. Quindi anche questo va tenuto in conto. Quindi sì, si può parlare assolutamente di privilegi per il Grand Tour e per come si viaggia oggi, per chi ha la possibilità di viaggiare. Però perché non sfruttare a nostro piacimento anche le nuove tecnologie smart da questo punto di vista? Salve, sono Patrizia da Roma. Stavo pensando una cosa, visto che le attività del Servas sono ancora purtroppo limitate e scambi di ospitalità sono ridotti, però per esempio noi stavamo pensando quest'estate di fare un giro per l'Italia un po' a tappe, e interessante, come appunto è stato detto fino adesso, cercare dei percorsi alternativi, cioè località dove tra l'altro non ci sono problemi di ricettività e si può aiutare a una distribuzione del reddito più equa. Non lo so se nell'ambito del Servas Italia si potrebbe organizzare e fare una specie di guida in ogni regione, una guida alternativa di consigli sui posti da visitare che non sono turistici, che non si conoscono, e diffonderli oppure riportarli, suggerirli, così per aiutarci vicendevolmente. Dice, ovviamente volendo sempre il rischio, no, del classico consiglio segreto che poi dopo un paio d'anni diventa il posto affollato, no? Che c'è sempre questa
però intanto ti scoprono. Quindi si dovrebbero sempre dirne almeno così tanti che... Ma e anche per esempio noi siamo nel Lazio, qui vicino, oltre all'Abruzzo c'è il Molise, che è ancora meno conosciuto, meno turistico, e infatti la rappresentanza serba mi sembra ridottissima, non so se addirittura fa capo all'Abruzzo, però è una regione bellissima, ma ancora chiusa ad un turismo locale, cioè di chi ritorna perché ha delle origini, ma non c'è una spinta, se non molto ridotta, alla sua scoperta, e così di altre zone, ma per antonomasia il Molise ancora di più, un po' di meno adesso la Basilicata, perché col fatto di Matera poi c'è stato un'attenzione particolare su quella zona, ma prima stava più o meno allo stesso livello, e così tanti altri posti sperduti che, per carità, ognuno se li può cercare per conto proprio, però facendo una ricerca, studiando, però se c'è magari uno scambio di idee, di comunicazione, può essere anche un'occasione di socializzazione pure. È una delle cose belle di percorrere lunghe distanze a piedi o in bici è che ti imbatte in quei luoghi per forza, perché anche se vuoi collegare due luoghi famosi, che ne so, mettiamo che vuoi andare da Firenze a Venezia, se ci vai in bici per forza in mezzo ci sono un sacco di luoghi a cui non avresti mai pensato, quindi semplicemente solo organizzando il tuo giro ti imbatterai in dei posti che sono fuori dalle mappe, delle frequentazioni più comuni. Io faccio un uso moderato della bici, non sono allenata per fare dei percorsi come fate voi. Cioè, parlo per tutti. Ma guarda, non siamo, nessuno di noi è ciclista, vabbè, magari 3-4 su 30 sono ciclisti che vanno tanto, per la maggior parte non lo siamo. A me piace l'idea di Patrizia e credo che sia un po' insito nell'organizzazione di Servas quello di essere capillari sul territorio nazionale. Cioè, se tu vieni a Bergamo, io non ti porto solo in Città Alta, ma ti porto a vedere la chiesetta in mezzo al bosco a un quarto d'ora di strada a piedi vicino a casa mia, perché è chiaro che essendo diffusi in modo molto capillare in Italia abbiamo una visione e anche una emozione di vivere il territorio in modo diverso. Però è molto bello quello che dici tu di raccogliere in una serie di consigli di cosa visitare in modo alternativo rispetto al turismo ufficiale. No, ma soprattutto per questo periodo, diciamo, di transizione, perché adesso io non potrei venire a trovarti a Bergamo, nel senso che ci sono ancora delle cautele, dei provvedimenti di... così appunto per il Covid, allora penso che quest'estate si deve cercare una ricettività un po' alberghiera, un po', o anzi molto alternativa all'albergo se possibile, però per scoprire i piccoli luoghi magari dei consigli possono essere utili, cioè per ogni regione. Io posso conoscere dei posti nel Lazio che non sono assolutamente turistici, ma sono da consigliare, da visitare, così in qualsiasi regione. Anzi, l'impatto sociale con un posto non turistico è molto molto più interessante, perché certo entri in contatto con una realtà, con una popolazione che è diverso. Settimana scorsa abbiamo ospitato due servas tedeschi, papà e figlia, e li ha ospitati una signora che è vaccinata, per cui si sentiva di aveva anche voglia di incontrare gente. Poi abbiamo fatto una cena anche con altri ragazzi del gruppo giovani, un'esperienza bellissima. Sono arrivati da Monaco e proseguivano fino al Po, e li ho invidiati tantissimo, perché ovviamente io non ho le vacanze in questo periodo. Se posso dire una cosa rispetto all'idea appunto di Patrizia, giusto? Banalmente, diciamo, anche in assenza appunto di una guida, noi ad esempio con mia moglie poco fa stavamo parlando del fatto che vorremmo visitare la
una provincia di Sondrio, il fatto di avere una lista servas di persone della zona no, da chiamare per poterci fare poterci dare dei consigli su cosa visitare, no? Quindi adesso abbiamo quella lista, ne chiameremo qualcuno e chiederemo direttamente a loro. Insomma, la lista non c'è, cioè, diciamo, la guida non c'è, però ci sono le persone da interpellare, banalmente. Volevo provare a dire una cosa. Adesso mi è venuto in mente che tempo addietro mi era capitato tra le mani un librettino di Ivan Illich su questo tema, energia, velocità e giustizia sociale. E era interessante perché lui aveva analizzato il sistema dei trasporti a livello mondiale, in particolare nel sud-est asiatico, penso Thailandia o giù di lì, e aveva scoperto che, analizzando così lo sviluppo dei trasporti, fin tanto che, diciamo, la velocità andava alla velocità del cavallo, erano accessibili a tutti, diciamo. Poi man mano che è arrivato il treno e poi l'aereo e poi altre cose, praticamente meno persone hanno potuto accedere e la velocità del mezzo aumentava sempre di più, no? Ora c'è una soglia probabilmente oltre la quale, se noi utilizziamo dei mezzi di trasporto, diciamo, che superano questa soglia, diciamo, collaboriamo con un sistema di giustizia di società, diciamo, che porta alle disuguaglianze. Era interessante questa roba qua. E volevo provare a vedere, ad esempio, se riuscissi a fare delle analogie tra, diciamo, il sistema, i consumi energetici che stanno dietro ai trasporti, l'energia metabolica della bicicletta o delle gambe, e i consumi energetici che c'è, come diceva Carl, degli aerei o cose di questo tipo, no? Dall'altra, i modelli di sviluppo che stanno dentro questi paralleli a questi modelli di consumo energetico, ma anche i sistemi difensivi, no? Noi, ad esempio, discutiamo tanto del non usare una bicicletta, no? Giustamente, o di andare a piedi, però vorrebbe dire questo, ad esempio, usare anche, entrare in una visione di un modello di sviluppo più molto decentrato, molto, molto locale, dove a livello locale si consumano e si producono le risorse che sono su quel territorio. Vuol dire cambiare molto del nostro stile con cui vediamo le cose, ma anche a livello di difesa proprio. Noi abbiamo una difesa che è collegata a un modello energetico che è estremamente consumatore energivoro, un modello di sviluppo che è offensivo verso terzi, e avrebbe la pena di capire, collegare anche queste riflessioni che partono dai trasporti, dal viaggiare, anche sulla dimensione del come ci difendiamo e su che tipo di sviluppo vogliamo costruire, ecco. Era un aspetto che volevo, diciamo, introdurre per aumentare le argomenti su cui che sono collegate al discorso viaggio. Ah, penso che questo aspetto delle disuguaglianze sia molto interessante, ma peraltro non solo sociali, no? Anche territoriali, perché ovviamente le geografie, lo sviluppo di trasporti più veloci ha trasformato fortemente le geografie, no? Se tracciamo delle mappe che non mostrano la distanza fisica, topografica tra i luoghi, ma la distanza in termini di tempo, la mappa del mondo è completamente diversa da quella topografica, no? Perché magari
Roma è più vicina a Milano che a certi paesi dell'Appennino laziale, no? Dove magari ci metto anche più tempo ad arrivare. Poi, rispetto a questa questione della rilocalizzazione, qui accenni, questo è un tema con cui adesso mi sto in realtà confrontando con nella mia ricerca di dottorato e non ho dei risultati al momento di cui potrei parlare, però cioè, è un tema abbastanza centrale nella decrescita. Tipicamente io credo che però abbia anche una serie di limiti, cioè va benissimo ragionare probabilmente su una tendenza alla rilocalizzazione, però non credo che elimini la questione di cosa succede con relazioni di persone, di merci, di materiali a scale maggiori, a scale internazionali, eccetera. Magari spero che tra un paio di anni, dopo aver concluso questa ricerca, di avere qualche idea in più. Posso fare un breve intervento? Allora, buonasera a tutti, sono Paolo Ladetto, io sono nell'associazione con Carl per la decrescita felice di Torino. E lo ringrazio, io ho beccato l'intervento non dall'inizio, purtroppo non sono riuscito a entrare subito, non avevo mai sentito parlare Carl di queste cose, mi ha molto interessato, è stato molto particolare. Vorrei dare una leggera prospettiva diversa rispetto a un tema che è molto importante per la decrescita, che è quello che noi chiamiamo l'immaginario, cioè quello che noi pensiamo che siano le cose. E questa idea dell'immaginario è che praticamente tutti quanti noi pensiamo quello che sostanzialmente tutti quanti danno il significato a certe cose, e questa cosa riecheggia nei nostri modi di fare. Ragion per cui viaggiare e turismo sono delle cose che al mondo d'oggi sono estremamente forti e tutti ne sentono una grandissima esigenza, perché come diceva giustamente qualcuno, ho fatto un viaggio, bisogna poi tornare e dire che cosa abbiamo fatto, e ci sono dei viaggi eccezionali e ci sono i viaggi da sfigati, ovviamente, no? Questo lo dico scherzando, ma è precisamente così. Io credo che come decrescita dobbiamo sempre interrogarci da questo punto di vista. Io personalmente ho avuto la fortuna di fare, quando ero giovane, certi viaggi, e poi per motivi di vario genere ho praticamente smesso e mi muovo abbastanza poco, da molti anni. E credo che questa sobrietà porti a delle cose che per me erano totalmente inaspettate. Innanzitutto una cosa ovvia: ho scoperto che c'è gente del mondo che viene a vedere sotto casa mia delle robe eccezionali e che magari io non avevo visto, e quindi le conosco in un certo modo. Poi ho scoperto che è fantastico portare la gente a vedere delle cose che sono comunque le cose delle mie parti, e quello è per me un altro viaggio. Cioè, in un certo senso, quello che intendo dire è che cambia molto il significato delle cose a seconda di quello per cui le stiamo facendo. Per cui è importante, secondo me, come decrescita, dare il messaggio anche dell'uscire dalla scorpacciata di viaggi. Un'altra caratteristica per me interessante che mi è capitata è che viaggiando di meno, quando mi capita di spostarmi, preparo il viaggio assai meglio, e quindi quando vedo qualche cosa lo gusto infinitamente di più di quanto non lo gustavo quando ero più giovane, che magari facevo molte più cose, e adesso mi ricordo molto meno di quello che ho fatto. Adesso quando vedo certe cose mi commuovo estremamente di più. Quindi, insomma, credo che questo abbia un valore. Infine, l'ultima cosa, noi viaggiamo molto per turismo. In realtà, per tantissimi anni, cioè prima della modernità, si viaggiava per altri motivi. Un viaggio importantissimo è quello del pellegrinaggio, che secondo me può essere fatto anche in maniera laica, se vogliamo. E un'altra cosa fondamentale è quello del viaggiare a piedi. Io non ho mai fatto grandi viaggi a piedi, però, visto che amo le montagne, lì sì che faccio dei percorsi a piedi lunghi, anche di più giorni. E quindi, cioè, tornare alla dimensione del camminare e anche quella spirituale sono una roba che credo che ci dica molto e che non si possa spiegare finché non si fanno queste cose. Ormai molta gente già le fa, per cui è positivo, però vale la pena ribadirlo, ecco. Grazie.
Bene, dico solo una cosa perché si è unito alla fine, diciamo, o perché c'è qualcuno che si è anche aggiunto pochi minuti fa all'incontro. Comunque stiamo registrando l'incontro, quindi se Carla non ha niente in contrario, chi vuole poi mi scrive su piemonte@servas.it, gli posso mandare il link alla registrazione, così può vedere la presentazione iniziale di Carla e i primi interventi. Si posso anche poi mandare, se volete, il PDF. Ok. Il PDF può essere molto utile, grazie. Io volevo farti una domanda sul prossimo bike tour, questo che inizia da Erto. Se ci si iscrive sul sito, se invece hai delle notizie, se è già completo il gruppo, visto che è a giugno, cioè come funziona? Sì, ecco, non ho fatto particolare pubblicità perché per la prima volta, in realtà, cioè questa è la sesta edizione, noi veramente già da un paio di settimane in realtà siamo pieni, cioè non saremo la maggior parte dei giorni 40 persone, che è il massimo che ci siamo dati, e abbiamo per la prima volta una lista d'attesa. Volendo ci si può sempre iscrivere sul sito, appunto finendo lista d'attesa, e sul sito della decrescita, e però la vedo un po' difficile purtroppo riuscire ancora a partecipare. Poi c'è sempre qualcuno che distigge all'ultimo, quindi non dico che non dico di no. Però sì, partiremo dall'Erto, la diga del Vajont sarà un primo tema, poi vabbè, lì nel Prosecco, i pesticidi, la diffusione urbana nella pianura, i problemi di Venezia dal turismo, le grandi navi ecosistemici, e arriveremo infine a Padova. C'è un'azienda agricola che produce pane con anni antichi, eccetera. Cioè, più di altri anni sarà un confronto anche con problemi del territorio, però anche qualche progetto interessante. Comunque cercheremo di raccontarlo con immagini, video, testi, eccetera, mentre saremo in giro, e sicuramente ci sarà un prossimo bike tour l'anno prossimo. O magari possiamo venirvi ad incontrare al Vajont e salutarvi, poi fare anche, cioè, sì, ci saranno sicuramente un paio di eventi pubblici anche, come dovrebbe sicuramente a Venezia, sicuramente a Padova, probabilmente qualcosa a Rifronto, nelle colline del Prosecco, quindi poi questi li pubblicizzeremo anche a breve come eventi pubblici, poi se qualcuno ci vuole, come dire, incrociare sulla strada in questo modo. Certo. Grazie. Non so se ci sono altri interventi, siamo adesso, sono più o meno le 9, scusate, le 7.05. Sì, io volevo ringraziare Stefano e Carlo e poi anche Paolo e Giorgio che dietro le quinte hanno anche collaborato. Sono molto contenta di questo primo incontro a cui tenevo, come sapete, tra Servas e Decrescita. Spero che sarà seguito da altri e soprattutto anche da momenti di condivisione di tante cose che ci sono, che ci accomunano. Ecco. Questo della bici è uno, ma non è l'unico. Quindi grazie, è stato un bel momento e arrivederci. Beh, lo spero anch'io, e grazie molto dell'invito, che mi fa piacere parlare di questi argomenti. Sì, io mi chiedo già sia il PDF che la registrazione dell'incontro, così diffondiamo negli ambienti giusti. Sì. Ve lo sto mandando. Non ho fatto interventi, purtroppo quello che mi dispiace, cioè vedo tante persone sensibili, ovviamente nelle nicchie che io frequento, che ovviamente sono selezionate come feeling, no? E purtroppo la prima immagine con cui hai aperto la presentazione, Carl, mi ha appunto subito riportato a un sentimento di amarezza e di, come dire, di sentirmi estranea a quello che viene inteso da molti come il turismo, cioè l'immagine dei tedeschi ubriachi, l'andare appunto a sballarsi di qua e di là, oppure vivere il viaggio proprio con consumismo, cioè
i racconti di tante persone che non posso dire di amici, ma conoscenti, ho fatto quello, come se fosse timbrare il cartellino, no? E così puoi vantarti che in mezza giornata hai visto quello, poi ti sei spostato, cioè il consumismo nel viaggio è proprio brutto. Questo invece è un approccio totalmente diverso che condivido totalmente. Ho avuto la fortuna di fare da giovane anche giri in bici, anche lunghi, in cui ho assaporato quello che è stato detto, appunto, conoscere delle realtà piccole e avere relazioni con le persone. È proprio un approccio che, se uno non ha provato, spiegarlo a parole non rende abbastanza, bisogna proprio viverlo, invito tutti in qualche modo a viverlo. Forse l'invito che faccio è di organizzare magari dei back tour più piccoli, cioè più corti e facilmente approcciabili da, non solo da giovani allenati, ma anche da persone un po' più... Ma guarda, non siamo giovani allenati, per la maggior parte non siamo né giovani né allenati, questo te lo posso garantire. Beh, insomma, io rispetto a te sono un po' meno giovane, ecco. Va bene, io sì, però ci sono molte persone della tua età e oltre. Cioè, io sono in lista comunque, se qualcuno rinuncia sono in lista. Bene, bene. C'è Antonio che ci segue dal primo anno, che adesso dovrebbe avere 76 anni, che lui è allenato però poi ci sono anche persone, ci sono cinquantenni, sessantenni che non sono allenati, tranquilli. I più lenti finora sono stati dei giovani comunque. Questa... Va bene. Una domanda brevissima e ringrazio Margherita perché io sento molto quello che tu hai detto. Quest'anno il gruppo giovani sta preparando una sorta di piccolo campo di 4 giorni in un campo di lavoro, cioè la manutenzione di un uliveto di proprietà di alcuni amici, no? E durante questo campo si parlerà di sostenibilità e di come si viaggia. E magari potremmo invitare, non so, Carla o Margherita o qualcuno del vostro gruppo, diciamo, a conoscerci e a vivere con noi una giornata di lavoro e di riflessione nell'uliveto e anche di festa, perché la sera facciamo il fuoco e, se volete, a metà settembre. In che comune, che provincia? Saremo sopra il lago di Garda, la provincia Brescia, ovviamente Lombardia, sarà un numero ristretto e sono 4 giorni di campo giovani con degli ospiti che, se siete disponibili, vi possiamo... Lo posso proporre al gruppo giovani, li vedo domani e vediamo cosa dicono. No? Per quanto mi riguarda, scrivimi nel caso e potrei anche esserci. Grazie. Grazie a te. Bene. Grazie a tutti. Direi che per me ci possiamo anche salutare. Buona estate. Grazie. Buona estate, grazie a tutti i partecipanti. Ciao. 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 Grazie, ciao. Ciao. Francesco, ciao, ciao. Ciao. Come si sta, Lauria? Si sta bene, si sta bene. Sono appena rientrato da un giro in bici.